tutto quello che vivo paga. A sé, data sta galina per il col, stra, è a favore. C'è un altro, sa l'anatra, e fa, voi ha pagato il biglietto con l'anatra? A me no, qui tutto quello che vivo paga. A sé, data sta l'anatra per il col, stra. In fondo al pullman c'è un signore che sa pagare la spalla, a un certo punto il papagallo comincia a battere e gli fa mal padrone. Mario, è vuoi passare mica da coglione per un anno? Sestino in provincia di Arezzo e con noi c'è Sandra Fabretti, presidente della Proloco, per l'organizzazione e la realizzazione della 22esima festa della bisteccata. Sì. Come sta andando quest'anno? Benissimo, abbiamo avuto un sacco di gente, anche il sabato sera più gente degli altri anni, e il venerdì lo stesso, perché è la serata dei concerti dedicato soprattutto per i ragazzi, c'è stata un'affluenza molto forte. E oggi una giornata stupenda, tantissima gente sia nel mezzogiorno e ne aspettiamo tanta anche questa sera, e veramente una grossa soddisfazione. La contadina, una bella signora, arriva in paese, sa una gallina sotto il braccio, la vedo un forestiere, fa, signora, ma dà per 5 euro, ha dei cocchi tra d'arianca, ma la gallina non la mette in me. Novità, vediamo quest'anno i giochi per i bambini, così anche loro si trastullano un pochino meglio. L'anno scorso abbiamo cominciato con due piccoli giochi, quest'anno li abbiamo incrementati ancora di più, anche novità assolute, dice, venute dal Canada, e abbiamo anche il teatro per spettacolo per i bambini, no, tantissimi banchi, tantissimo mercatino, insomma veramente una giornata piena. Poi le cantine, qua ogni anno ce ne sono 3-4, c'è la discoteca, c'è il liscio, insomma. C'è liscio per gente più grande, discoteca per i ragazzi, c'è un po' di tutto, c'è divertimento per ogni... Due signori, uno vestito bene, giacca, cravatta, quattro, tusca, pecè, i graffiti la faccia, la camicia rossa, chi fa quel vestito bene? Non si sa, sa chi fa, sa che è successo? Ha detto se per il pane mi succera. E te me, te sei concetto così. Ha detto lì e moriva. Senti, uno pensa alla bisteccata, solo bistecca, no, c'è anche altre cose. Abbiamo tutto, tutti i piatti tipici proprio della nostra zona, le tagliatelle con i prugnoli, che è un fungo che fa da noi in primavera. E dicono che sia più pregiato del porcino. Molto, molto più pregiato del porcino, forse meno conosciuto, però molto più pregiato. Quindi anche i vegetariani poi possono venire. Sì, perché c'è la panzanella, proprio piatto tipico toscano, da noi richiestissima, proprio gente che viene da fuori non solo per mangiare la bistecca ma per mangiare la panzanella, e ne facciamo tantissimi chili, quindi c'è da mangiare sia per i vegetariani che per i carnivori proprio che vengono per mangiare proprio la bistecca. Lo spezzatino, che sono 3 anni che l'abbiamo introdotto nel menù e va molto forte, e quest'anno nel venerdì dei ragazzi abbiamo fatto anche l'hamburger di Chianina, che è andato molto bene. C'è un signore a fare una rapina in banca, prende tutti i soldi, mentre sta andando via gli casca la maschera, va da un cliente, fa, te mi hai riconosciuto? Sì, gappa la pistola, stai! Oh. Da secondi fa, lei saprebbe riconoscermi? Certo, gappa la pistola, tang, morta da questo. Ma la terza si fa, lei mi ha riconosciuto? Adeguardo, c'è una cataratta! Però mi metta mi sbene, Senti, vuoi ringraziare qualcuno? Io ringrazio soprattutto tutti gli abitanti di Sestino per la collaborazione che ci hanno dato. E ogni anno è sempre più maggiore, proprio si fanno in quattro, gente che comincia dalla mattina fino alla sera, di ogni età, donne di tutte le età,
fino al bambino piccolo di 5 anni che vuole aiutare chi a sparecchiare, chi a lavare i piatti, chi a imbustare le posate. E c'è una grossissima collaborazione da parte di tutti e io ringrazio infinitamente tutto il paese. Quindi quasi tutto volontariato? Tutto volontariato, sì, tutto volontariato. E poi li vedo molto orgogliosi della festa. Sono molto orgogliosi della festa del nostro paese perché è la 22esima edizione e ogni anno si vede che aumenta e la gente ci tiene proprio, la gente di Sestina ci tiene proprio a questa festa. Sì. Molto bella, vediamo che l'affluenza adesso, poi si sta avvicinando l'ora di cena, vediamo che arriva parecchio. Bene, noi Sandra ti ringraziamo tantissimo e un invito a tutti per il prossimo anno. Grazie. Grazie infinitamente a tutti quanti, a voi e grazie tanto ancora. Grazie. Ciao. Due signore del lavatoio che stanno lavando i panni, uno in fama 4, Maria, e mi promette l'orgasmo, ha detto che mi porta bene se la varachina. Roma, dal fruttarolo. Coppia di fidanzativi con la macchina. Prendono una stradina di campagna e si fermano vicino una casa. Il far ragazzo alla ragazza, non è che la morma te. A lei dai, il fa se c'è qualcuno, conferma. A lei guarda, c'è sotto la macchina. Se arriva qualcuno gli dice che mettiamo a posto la macchina. A lei dai, va bene, ci sto. Se spoglia tutti i donuti, si mette sotto la macchina e il cunnismo fa l'amore. Dopo un minuto arriva il contadino. Giovanotto, se sta facendo te? Adesso guarda, sto riparando la frizione. Adesso io non metto a posto i freni. La macchina è arrivata a casa mia. Cosa fai quando esci da scuola? Io, signora maestra, esco da scuola, mangio, faccio i compiti, poi aiuto la mamma a cucire i vestiti. Bravo Robertina, questo cosa ti dice? Questo mi dice che da grande sarò una brava sarta. Brava. E tu Carlotta, cosa fai quando esci da scuola? Io, signora maestra, esco da scuola, mangio, faccio i compiti, poi aiuto la mamma a fare i dolci. Brava Carlotta, questo cosa ti dice? Questo mi dice che da grande sarò una brava pasticcera. Brava. E tu Mario, cosa fai quando esci da scuola? Io, signora maestra, esco da scuola, mangio, armangio, tu studi e c'ho voglia, e c'ho perso, manca per niente, mi metto del terrasse, aspetto che passa qualcuno sotto e e sputo in tua testa. A me bravo Mario, questo cosa ti dice? Questo mi dice, c'è sputo imbecille. Questa è una bistecca. Ieri sera più di 1000 bistecche. Pensa che è successo qua. E poi hanno il sindaco nuovo, Renzi. E pensa a Sestino, hanno il sindaco che si chiama Renzi, come presidente del consiglio. E ora la dedichiamo al sindaco nuovo questa barzelletta. Marito e moglie 80 anni, mi fa la mamma marito. Oh Mario, non mi tradite a me da giorno. Adesso è Maria, da tre volte. E pensa chi? Ricordi la moglie del sindaco di Sestino, Renzi? Adesso quel corpo è stato il mio. Ricordi la Sanna, la presidente, il presidente a colloquio? Adesso quel corpo è stato il mio. Ricordi quella gnocca che c'era fra la merda ma che è Sestine? La vestite anche. Adesso quel corpo è stato il mio. E fa il marito ma la moglie. Oh Maria, devi mica dirmi a me da giù. Adesso Mario che io una volta. E sa chi? Ricordi la caserma di Alpini davanti a casa nostra? Adesso è me che il corpo è stato il mio.